Molto bene ragazzi, siamo qua in palestra con tre professionisti del benessere, dell'allenamento, tre personal trainer, Lorenzo, Loris e Gaia, che ci ha aiutato fino a poco fa a costruire una buona routine di allenamento per la forza. Ma in realtà oggi con voi vorrei parlare di qualche cosa di un po' più controverso, ovvero all'inizio della vostra carriera di allenamento, della vostra carriera di appassionamento al mondo dello sport e della performance fisica, che problemi avete avuto? Io voglio sapere cosa vi ha fatto soffrire nei primi momenti dell'allenamento. Inizia tu. Sì. Scusa l'interruzione, vuoi approfondire il grande tema della lifestyle medicine, ovvero di come sia possibile trasformare il tuo destino di salute mediante modifiche strategiche dello stile di vita? Bene, allora scarica subito gratuitamente Lifestyle Principles, un ebook per iniziare il tuo viaggio nella medicina dello stile di vita e iniziare sin da subito a sentirne gli effetti benefici. Non perdere tempo, vai subito giù in descrizione e clicca sul link. Allora, inizialmente non sapevo minimamente che cosa fare, nel senso io ho giocato a tennis, ho fatto tennis agonistico per circa 12 anni e quello è stato il mio unico modo di vivere lo sport, però era un po' ossessivo compulsivo perché c'erano delle dinamiche non piacevoli all'interno di un ambiente molto, molto chiuso, molto ristretto. E quindi è un ambiente duro oltretutto, credo. Mamma mia, mentalmente è uno degli sport, però mentalmente è uno degli sport più complessi e difficoltosi che ci siano. Sì, 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 perché richiede molta concentrazione, sei sempre da solo in campo, non puoi contare sull'aiuto di nessun altro se non te stesso. Quando va bene, va bene. Quando va male, è colpa tua. Ok, belli. Quindi... Okay. Insomma, è una dinamica veramente anche un po' tossica, viene da pensare. Alla lunga, no? Sì. Alla lunga, sì. Poi devi circondarti di gente che ti aiuta sotto questo punto di vista. E se non la trovi, è difficile uscire da un certo tipo di contesto, di meccanismo. Anche e soprattutto flusso di pensieri. Okay? Ok. Quindi è molto corrosivo, molto corrosivo. Hai iniziato vera nel mondo dello sport. A un certo punto ho detto basta. No, basta. Non ce la facevo più perché vivo sempre lì. Posso dire una cosa? Ho marinato anche la scuola. Non ho finito la scuola per questi contesti. Questo qua. Ormai sta diventando un gruppo di auto mutuo aiuto. Anch'io ho marinato la scuola, lo ammetto, mamma. I miei lo sapevano. Ma allora non è più marinare. All'inizio non lo sapevano proprio. Il mio marinare è mamma, non voglio andare a scuola, sto a casa. Va bene. Purtroppo è stato un brutto periodo, sì. E ne sono venuto fuori da questo periodo qua tramite appunto l'allenamento. Ma l'allenamento diverso perché avevo trovato dei video su YouTube di gente che si appendeva alle sbarre e iniziava a fare delle cose che io non vedevo soltanto fare. Impossibili. Sì, assolutamente. Io ho iniziato con due trazioni alla sbarra e il resto non sapevo fare nulla. E da lì pian pianino ho sempre spostato più il focus dal tennis all'allenamento fisico. Avevo a disposizione una sbarra marcia, perché era una sbarra marcia, e basta. Tutto il resto me lo sono costruito da solo. Sono andato in ferramenta, mi sono procurato le parallele, le ho montate io, le ho saldate io, con mio papà, perché mio papà lì mi ha dato una mano parecchia. E quindi ti ha sostenuto in questo, sforzo iniziale. E progressivamente c'è stato un flow continuo verso l'allenamento a corpo libero, che... E il tipo di allenamento al quale io mi sono appassionato, appunto l'ho trovato tramite un video su YouTube. Quindi calisthenics? Sì, calisthenics agli albori proprio. Agli albori. Street workout. E si chiamava Hannibal for King. Bravissimo, è vero. Mi sento boomer. Ok, il nome famoso con... che è Kenji ancora. Sì, tutti sì. Con quel video lì, spettacolare. Esatto. E poi ho visto che su qualcosina ero portato, cioè mi piaceva. Poi la cosa bellissima era che mi faceva liberare questa. Quando mi allenavo non c'erano pensieri. E anzi, i pensieri poi venivano quando l'allenamento andava male. Quindi quello è stato anche un po' terribile. Adesso. Questa cosa non è cambiata. Però
fondamentalmente mi ha tirato un po' fuori da quella dinamica che mi stava tossica. Parecchio. Quindi lo street workout mi ha salvato dal tennis. Sì, praticamente. Diciamo così. Non c'era solo il tennis, c'erano anche altre cose insieme, però l'allenamento mi ha tirato fuori, l'allenamento anche fisico. Anche il gruppo magari ha iniziato a frequentare delle persone? No, purtroppo okay. Questo no, sono stato quasi sempre da solo ad allenarmi, okay. Quasi sempre da solo, finché poi non ho trovato degli amici in una palestra e con i quali poi abbiamo fatto gruppo, okay. E ci siamo spostati. Perché il gruppo per molte persone è una cosa che ha cambiato, no? Diciamo, sì. La qualità dell'allenamento. È bellissimo, il gruppo è veramente bene. Ok, bella testimonianza, grazie. Mi è piaciuta. Il tuo turno. Allora, io ho sempre fatto sport da bambino, diciamo, più svariati. Ad esempio breakdance. Ah, wow. Non lo sapevo. Sì, no, sì. Sì, sì, però piccolo, elementare. Okay. Qui a Milano? Fuori Milano, a Paderno, Dugnano. Ah, ok. Quindi ho fatto tanti sport e poi ho iniziato a fare calcio, un po' più seriamente. Prima all'oratorio, poi ho fatto i provinciali, i regionali e poi mi sono un po' stancato, nel senso che sui 16 anni, 17 anni, mentre facevo calcio, un po' anche per l'aspetto fisico, mi ero dato l'obiettivo di arrivare a fare tipo 100 push-up. Quindi prima degli allenamenti di calcio, magari mi allenavo a casa, facevo... In una challenge classica. Sì, sì, sì. 100 push-up volevo arrivare a fare. Però mi ha sempre un po' appassionato il fatto di... Cioè l'allenamento lo vedo anche come uno sfogo, ok? Cioè a me piace proprio allenarmi, soffrire sotto l'allenamento. Beh, se siamo qua in questo contesto, certo. Vuol dire che un po' amiamo la sofferenza, sì, sì, sì. In qualche maniera. E poi ho mollato il calcio e ho iniziato ad allenarmi principalmente a casa da solo, guardando anch'io i video. Ecco, YouTube è stato proprio di aiuto. Sì, video storici, street workout. Poi vedi la gente faceva i meeting, street workout nel mondo. Quindi veramente questi atleti facevano robe assurde. Cose pazzesche. Sì, sì, sì. Vero. E dopo, semplicemente, guardando anche su internet, ho visto che c'è una palestra a Milano, e da lì, pian piano, mi sono fatto iniziare a seguire, sono entrato in un ambiente... Anche tu hai iniziato col corpo libero? Sei col passato corpo libero, da... okay. Sempre col corpo libero. E mai poi pesi, man mano... mai palestra classica? No, sempre corpo libero. Classica. Poi, man mano, con gli anni, mi sono approcciato come Lore, come Gaia, un po' su tutto, okay. Quindi anche sui fondamentali con i pesi, però inizialmente sì, principalmente al corpo libero. Grazie, interessante. Gaia. Allora, io invece in realtà ho fatto quasi il contrario. Diciamo che avevo come obiettivo il corpo libero, quindi riuscire a fare le trazioni, dip, tutte le cose dove dovevi arrampicare, da qua. Mi appassionava tantissimo già da bambina. Però sono partita dalla sala pesi classica, mi allenavo molto male, onestamente. E a che età sei entrata in sala pesi? 17 anni. Ok. A 17 anni, quindi oddio, 10 anni fa. Detto questo, mi allenavo malino, facevo già qualche trazioncina fatta male, quindi in realtà insomma non ero assolutamente minimamente consapevole di quello che stavo facendo col mio corpo, ma mi divertivo nel farlo, mi piaceva. Poi negli anni ho acquisito sempre più competenze, mi sono fatta seguire da tanti coach esperti, quindi cioè, volevo arrivare lì, ho sempre voluto sentirmi forte proprio, cioè proprio mi piace proprio l'idea di sollevare il mio peso alla sbarra, lavorare le trazioni. Performare sul piano fisico. Sì, performare, esatto. E quando mi muovevo male esteticamente, di conseguenza non c'erano neanche risultati, perché appunto non mi muovevo correttamente. Solo negli anni poi, pian piano, ho capito come dovevo muovermi e quindi pian piano sono arrivati i risultati. E... Ok, prima di terminare il video volevo farti sapere che puoi trovare solo su Amazon Body Brain Routine, il libro che abbiamo scritto a sei mani, io, Gennaro Romagnoli e Marco Zamboni. Tra le pagine di Body Brain Routine scoprirai in maniera pratica tutto quello che c'è da sapere per iniziare una routine di allenamento fisico e mentale di base che ti permetterà di cambiare realmente la tua vita. Scopri Body Brain Routine sul sito di Lifeology oppure direttamente su Amazon usando il link giù in descrizione. Ok? E andiamo avanti con il video. Non so se definirmi forte, però più o meno. Insomma, da quello fortina. Che ho visto sei fortina. Ecco, è una cosa particolare è che non è così frequente, diciamo, nella fetta della popolazione femminile questo desiderio di lavorare in maniera intensa sulla forza. No, purtroppo no.
perché ci sono ancora... Cos'è, uno stereotipo? Sì, esatto. Sì, esatto, sì, timori, allora, esatto. In realtà, forse negli ultimissimissimi anni, con il divagarsi dello street workout su Instagram, del calisthenics... Sì, sta cambiando dopo qualcosa. Qualcosa è cambiato, c'è stato un click, secondo me. Però c'è comunque sempre questa credenza che allenarsi con i pesi o fare le trazioni significa diventare enormi. O diventare uomo. Magari fosse così facile, esatto, diventare enormi. Ma esatto, ci vogliono anni, bisogna macinare veramente, esatto, tanto. E magari non lo diventi mai. Ma dai! Ragazzi, ottimo, grazie davvero. Soprattutto dell'ultimo consiglio motivazionale. Bene. Bene, se non avete ancora seguito questi ragazzi, seguiteli su Instagram. Anzi, dove siete? Dov'è casa tua? Dov'è casa vostra? Ditemi un po', allora. Io questa. Questa qua è la tua palestra, ma Instagram, YouTube... Repetto.Lorenzo. Repetto.Lorenzo. Loris Bassin. Loris Bassin. Gaia Zanfrini. Perfetto. E Advance. E Advance, certo. Ovviamente che è il vostro gruppo. Esatto. Certo. Anche su YouTube, mettiamo i link comunque in descrizione tutto quello che c'è da fare. Grazie davvero ragazzi, grazie a voi, grazie a te. E prendiamo esempio da loro. Ciao a tutti. Ciao.